dimensioneitalia.net, Antenna Blu. Siamo ancora in diretta qui dal FIM 2015 Genova, terza giornata densa di musica. Ci stiamo divertendo, ma ci stiamo anche affaticando. Vedo delle facce un po' così, abbastanza gli occhi, e poi soprattutto, diciamola tutta ragazzi, le magliette di RGB che stanno camminando da sole, perché caro Gianfranco. Devi sapere che sono tre giorni anche contorno occhio. Ci stanno lasciando. Vabbè, comunque anche questo fa parte della musica. Ma c'è la musica che comunque ci tiene ma su, dai, sì, dai. Ma chi se ne frega. Allora, noi siamo qua in abbiamo ospite un cantautore e DJ che è una forma, è una figura che a me piace molto, questo molteplice uso della planetario musica. Esatto. È molto attuale. Esatto. Allora, Gianfranco Calì che arriva da Bagheria a Palermo, e quindi la Sicilia. Che saluto anche la Sicilia, i siciliani che sono qui. Esatto, esatto. Che sono qui con noi, ovviamente. Salutiamo la Sicilia. Ne contate parecchi adoro, al film oggi. Sì, contate parecchi. Ma c'è un po' tutta, c'è tutto il mondo, ragazzi, qua. Ci sono varie etnie e poi l'Italia. Italia è presente veramente, è presente tutta. Allora, si parlava con Gianfranco Calì, cantautore DJ, del suo primo album, disponibile già in rete, scaricabile legalmente, chiaramente. Scaricabile da iTunes, da Amazon, perfetto. Da Digital Tunes, tra poco Track Source, a Beatport, quindi un po' tutti i canali digitali potete già cominciare a scaricare. Dico subito Gianfranco Calì, Gian staccato Franco Calì, che molti magari. È importante. Unendo Gianfranco, cioè come nome, essendo sembra tutt'uno, magari non lo trovi, stacca sto Gian da Franco e lo trovi. Poi su Google, comunque in rete, basta digitare Never, che è il titolo dell'album, e anche il pezzo principale è Never, giusto? Cioè, il pezzo principale è Never, questo è il mio primo EP, il mio primo mini album, dove raccolgo all'interno due brani, uno che è Never, che prende proprio il nome dell'album, del mio primo mini album, e l'altro è Just a Dream. Il 15 maggio è uscito, adesso. Due giorni fa. Ora, sì. Sono qua proprio per promuoverlo al mondo. Ascolta, un cantautore DJ chiaramente incuriosisce, le influenze musicali sono sicuramente molteplici, sì. Sono curioso di sapere come hai farcito questo tuo disco. Nasco come tecnico emissionista radiofonico, all'età di 14 anni, non volevo andare a scuola, andavo in radio. No, andate a scuola. Che male non fa, eh. Andate a scuola, studiate, che è importantissimo, soprattutto in generale è importante. Studia matematica, cominciamo... ma comprati un violino, diceva qualcuno. Era Branduardi. No. Era Finardi. Finardi. Sì. Vabbè, comunque. Comunque no, ecco, all'età di 14 anni comincio con le radio, poi comincio a fare anche lo speaker, comincio a incuriosirmi con la musica. Quindi vado a rispolverare quei vecchi vinili degli anni 60, anni 70, non solo i Beatles, ma James Brown. Poi vado a rispolverare Aretha Franklin, addirittura anche Ella Fitzgerald. Dietro nel tempo, di il jazz è proprio lo musica. Stato puro. Ho cominciato un po' ad appassionarmi, a me piaceva mischiare le due cose, mischiare il soul, mischiarlo con l'house, quindi con la musica house degli anni 80, adesso pace, peace and love, come si dice. Certo. Per i grandi amatori della musica house proprio negli 80, salutiamo anche che ci vede anche Frankie Knuckles, che è su, che ci vede, lo salutiamo, e ha fatto dei grandi pezzi, forse è stata una mia musa ispiratrice, Da lassù ci stanno seguendo veramente in tanti, del panorama musicale mondiale. Allora, a questo punto io vi lascerei all'ascolto, anzi gustiamocelo, Gianfranco Calì, da Bagheria, qui su dimensioneitalia.net e Antenna Blu. Never.